In questo capitolo cominciamo a parlare di un gruppo di diaspori molto interessante che sono i diaspori chimici, cioè quei diaspori che si sono formati per precipitazione diretta da soluzioni. Secondo la solita classificazione che esponiamo al principio di ogni capitolo, dei quattro gruppi, questo è l'unico gruppo in cui i diaspori si formano per precipitazione diretta, mentre tutti gli altri sono, diciamo, alterazioni o trasformazioni, pseudomorfosi di altri materiali, sia su fossili, sia su vetri vulcanici, sia su opale organica. Quindi i diaspori chimici, sono quelli che si formano per precipitazione chimica. Possiamo classificare i diaspori chimici secondo uno schema che è qui rappresentato, e in cui il gruppo più generale dei diaspori è quello dei diaspori laminati, che è la struttura, diciamo, più universale di questo gruppo di diaspori, questa laminazione piano parallelo orizzontale. Però i due gruppi più importanti da un punto di vista estetico sono caratterizzati da strutture a cerchi nei diaspori orbati e brecciate nei diaspori brecciati. Entrambe queste strutture sono dei fenomeni secondari su dei diaspori che inizialmente erano più o meno laminati. Quindi parleremo dopo di questi due diaspori in particolare e ci concentreremo in questo capitolo sui diaspori laminati. Un altro gruppo di diaspori, i diaspori Agata, sarà oggetto dell'ultimo. Va bene, e quali sono le caratteristiche fondamentali dei diaspori chimici laminati? Nella maggior parte dei casi abbiamo una superficie libera superiore, cioè queste lamine riempiono una cavità come se fosse un laghetto e spesso c'è una superficie libera per cui la cavità non è riempita completamente. Se analizziamo bene le lamine, queste mostrano frequentemente dei piccoli crack. La forma dei crack è a V, per cui sono chiaramente dei crack da disseccamento. Questo significa che fra la deposizione di una lamina e quella successiva, o un pacco di lamine e quelle successive, c'è stata una pausa che ha portato all'essiccazione di questa lamina recentemente deposta. Quindi queste lamine si formano una alla volta, o comunque un pacchettino di lamine alla volta, non tutte insieme. E chiaramente è un processo deposizionale, cioè la lamina si riversa, si forma, si deposita all'interno della cavità in un periodo umido e in un periodo secco si formano questi crack. La laminazione al principio segue la forma del fondo della cavità. Vediamo che questo bianco era riempimento di magnesite o qualche altro minerale che tappezzava la cavità, quindi diciamo che è la superficie della cavità. Le lamine all'inizio hanno questa forma, questa geometria contorta che drappeggia tutto il fondo della cavità. Poi piano piano le lamine tendono a riempire gli avvallamenti finché a un certo punto le lamine diventano piano parallelo orizzontali. Da lì in poi tutto il riempimento è piano parallelo. Quindi abbiamo delle strutture down lap, che in inglese significa, diciamo, è una struttura dove le lamine si appoggiano su un pendio persistente. E chiaramente questo è il riempimento parziale di una cavità. La purezza di questi diaspori fa sì che vengano a volte chiamate porcelain, cioè diaspori di porcellana per la loro purezza, e questo è evidente dal fatto che siano di deposizione primaria, di precipitazione primaria. Ecco, e adesso vediamo un attimo la laminazione, perché abbiamo già visto in altre occasioni altri tipi di laminazioni e non vorrei che si faccia confusione. Questa laminazione che vediamo in questo campione è una laminazione per sedimentazione diretta da soluzione in una cavità. Abbiamo visto nei diaspori oceanici che anche lì c'è una laminazione, ma questa è una laminazione di sedimentazione di gusci, di radiolari e diatomee su un fondale marino, quindi anche questa è una sedimentazione, però è una sedimentazione di oggettini, di piccoli clasti duri al momento della deposizione, mentre qui siamo in un ambiente in cui il diaspro, nel momento che si depone, è ancora pastoso, ancora in una forma colloidale.
Poi c'è un altro tipo di laminazione che abbiamo visto in alcuni diaspri stratiformi, che è una laminazione ereditata dai tufi, i tufi precursori che danno luogo per trasformazione del vetro ai diaspri stratiformi. Molti tufi hanno una struttura primaria stratificata. Anche questo è un processo sedimentario, ma è un processo sedimentario vulcanico o di rimaneggiamento di prodotti vulcanici, e quindi sarà una sedimentazione di un altro tipo. Possiamo avere una stratificazione incrociata, possiamo avere delle gradazioni, possiamo avere degli strati a granulometria più grosso, lana, eccetera. Nei diaspri oceanici la laminazione, sebbene sia molto regolare, perché stiamo parlando di depositi abissali, e nella maggior parte dei casi c'è una piccola, una leggera spaziatura fra lamina e lamina, come se la rugosità primaria della lamina impedisce alla lamina successiva di aderire completamente alla precedente. Quindi diciamo che c'è un giunto con un po' d'aria, un po' di vuoto, che fa sì che questi diaspri sono leggermente più delicati lungo questi piani, mentre i diaspri chimici in genere diventano molto compatti, cioè le lamine si uniscono molto, molto fortemente, aderiscono molto bene fra di loro. Bene, abbiamo visto che alcuni di questi diaspri sono riempimento parziale di una cavità. Questo è un concetto un po' nuovo nello studio dei noduli, delle agate, per esempio, che sono sempre drappeggianti nelle geodi cristalline, che hanno sempre un riempimento sui bordi delle pareti. In questo caso abbiamo questa forma a mezzaluna che riempie la parte inferiore del nodulo. Quindi vediamo che queste lamine riempiono il fondo del nodulo, spesso con delle strutture che mi fanno capire anche da che parte viene la lamina, a volte sono più piano parallele, però sempre la forma concava mi indica la parte inferiore e la superficie piatta mi indica la parte superiore. La concavità della superficie superiore non è necessaria, però è frequente che per diminuzione di volume per perdita d'acqua questo diaspro abbia una specie di avvallamento nella parte superiore, che è frequente. Quindi questa forma già di per sé è una prova che la cavità si è riempita in maniera gravitativa. Ecco, la laminazione, abbiamo visto, tende a smussare le asperità del fondo della cavità. All'inizio, per esempio, un ostacolo sulla superficie inferiore come questo provoca che le lamine si accumulino sia negli alti che nei bassi, però nei bassi c'è maggiore concentrazione di deposito, le lamine diventano più spesse, finché a un certo punto vediamo che qui c'è un punto in cui la lamina copre tutte le asperità e da lì in poi abbiamo una crescita piano parallela. Ecco, sempre come esempio di riempimento gravitativo, e vediamo in questo caso dove il fondo della cavità aveva una forma molto contorta, il riempimento cominciava con questi depositi più scuri, poi questi gialli che corrispondono a questo pacchettino qui su questa parte, e in questo punto vediamo che questi prodotti depositati sul pendio scivolavano e andavano a cadere come dei monticoli di materiale in questa zona, quindi una specie di cascata. Come possiamo vedere dallo schema, la cascata cade qui e forma questi due monticelli di materiale, quindi questo pacco di strati che sta fra la base e questa linea corrisponde a questo pacchettino piccolo. Quindi è evidente che ci sono dei fenomeni gravitativi secondari all'interno della cavità che rimobilizzano tutti i depositi di diaspora appena deposti. Ecco, qui un altro caso in cui vediamo che le lamine chiaramente hanno una provenienza da destra e tendono, diciamo, a riempire il nodulo, però in maniera simmetrica. Evidentemente qui c'era maggiore porosità o una fessura o qualcosa, per cui l'apporto di soluzione di deposito era prevalentemente da un lato. Ecco, un'altra struttura caratteristica di questi diaspri sono questi crack da disseccamento a forma di V. I crack sono un fenomeno tipico di questi diaspri, alcune volte interessano un pacco molto grande di
di lamine e sono spesso singoli, molto pronunciati, come in questo caso, altre volte sono più piccolini e più frequenti e possono interessare anche una sola lamine, in questo caso interessa un pacchetto di 3 o 4 lamine, qui interessano un grosso pacco con una struttura un po' a duomo, qui ce n'è uno molto grande, quindi a seconda, vediamo qui altri campioni di Brunò, questi sono prevalentemente verso l'alto, questo invece interessa un agglomerato non molto, non con laminazione parallela, quindi diciamo un conglomero di diaspro che aveva una densità per cui non poteva, diciamo, riempire la cavità in maniera piano parallela, e però ci sono altre fratturine qui piccoline in altri livelli, quindi vediamo che è un processo che si ripete, e per esempio in questo caso vediamo che il crack di disseccamento è associato a una forte diminuzione di volume, cioè vediamo che chiaramente questo era il livello di deposizione del diaspro, questa linea qua, però nella parte centrale dove la perdita di acqua è maggiore, il diaspro si ritrae e nelle porzioni dove il piegamento è maggiore si forma questo crack. Quindi questi crack sono crack da risseccamento associati a diminuzione di volume. Però anche associati a disseccamento, evidentemente, sono questi piccoli depositi di brecce, dei piccoli slump, cioè degli scivolamenti, delle piccole valanghe, di frammenti di queste lamine, recentemente deposte, fratturate per disseccamento, evidentemente, e poi rimaneggiate. Questo mi indica che oltre a esserci un disseccamento, c'è stato, dopo il disseccamento, un evento di apporto idrico, cioè di apporto di fluidi, che li hanno rimaneggiati. Quindi la lamina si secca, si frattura in qualche maniera per disseccamento con dei crack, però poi in una fase successiva rientra del liquido che trasporta e accumula questa brecciolina in questi piccoli lobi. Qui vediamo che ce ne sono due più importanti, questo che si chiude qua, e questo che si chiude sia a destra che a sinistra, però fra lamina e lamina ci sono alcune breccioline molto più piccole, come qua, 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 cioè sono ripetute. E guardando con molto dettaglio, possiamo quasi dire che ogni lamina è associata ad un evento di disseccamento, perlomeno in questo caso. Quindi si potrebbe interpretare, insomma, questo fa chiaramente pensare a una lamina come un evento stagionale associato alla stagione delle piogge, cioè nella stagione delle piogge c'è apporto idrico che fa entrare nella cavità la soluzione, poi durante la stagione secca si accumula sul fondo un deposito di una lamina che può arrivare fino a seccarsi completamente o meno. Quando si secca completamente una lamina o un pacco di lamine recentemente deposte si può frammentare con crack da risseccamento e può venire rimaneggiato nella stagione successiva. Quindi questo campione ci dà molte informazioni sul meccanismo di deposizione di questo tipo di diaspro. Un'altra struttura tipica di questi diaspri chimici sono le deformazioni plastiche. Deformazioni plastiche non sono molto comuni, sono tipiche di un diaspro che si chiama Willow Creek dell'Idaho, che è caratterizzato da noduli di grandissime dimensioni, per cui è probabile che queste deformazioni siano deformazioni da carico, cioè dovute al peso del diaspro che appoggia sopra. In geologia questo tipo di strutture mi indica un'inversione gravitativa, cioè la parte, i sedimenti che stanno sopra si disidratano più rapidamente, quindi raggiungono una densità maggiore e diventano più pesanti di quelli che stanno sotto, questi qui più grigi, che hanno mantenuto una maggiore acqua intrappolata, per cui hanno una densità minore. Per ristabilire la gravità, questi fanghi inferiori tendono a formare delle fiamme, si chiamano queste fiamme, che spingono verso l'alto, mentre la parte superiore, che è più rigida, vediamo che non ha sofferto convoluzioni, spinge verso il basso questi lobi. Lo stesso succede in questo campione, abbiamo i lobi che
che spingono verso il basso di materiale più pesante e le fiamme verso l'alto di materiale più leggero. Quindi questo è chiaramente un indizio che in questa cavità c'erano degli spessori verticali di diasporo abbastanza importanti e che l'essiccamento è cominciato dalla parte superiore, cioè dalla superficie libera, verso il basso. Quindi abbiamo visto cavità. Beh, il Willow Creek è un Thunderer, cioè riempimento di una cavità dentro un Thunderer. L'abbiamo visto nel capitolo dei Thunderer, che sono Thunderer di grandissime dimensioni, fino a 2-3 metri di diametro, e li abbiamo collocati in questa figura, dove ci sono alcune delle cavità che possono essere riempite da diaspori chimici. Le fessure sono altre cavità tipiche, per esempio la morrisonite è un diasporo fessurale. I mezzi noduli che abbiamo visto, cioè il riempimento dei mezzi noduli, possono dare o meno l'orizzontale, cioè possono essere stati deposti secondo il suolo attuale o secondo un suolo più antico. Abbiamo le amigdale, che sono le cavità dentro i basalti, dentro le lave, e quindi dare riempimenti con la forma delle agate, diciamo, che sono queste forme amigdaloidi, cioè delle forme ovalate, generalmente piegate da un lato, oppure dei noduli veri e propri, cioè per agglomerazione, per migrazione dei fluidi all'interno di un mezzo poroso, quindi di un tufo. In genere si tratta quasi sempre di tufi, e siamo migrazione di fluidi silicei e un'agglomerazione attorno a un germe di agglomerazione. Quindi questi sono noduli veri e propri. Noduli veri e propri in genere non danno dei giacimenti propri, ma sono associati a quasi tutti gli altri giacimenti, cioè in certe zone dove c'è molta circolazione di fluidi, in certe zone si possono associare in determinate zone del giacimento alcune zone con noduli. Va bene, qui vi faccio vedere la struttura più bella, che poi ne parleremo approfonditamente in un capitolo specifico. La struttura più bella di questi diaspori è quella dei cerchi, la formazione dei cerchi, che in inglese si chiamano orbs, da non confondere con gli orbicoli dei diaspori riolitici. È un fenomeno secondario, cioè avviene quando il nodulo era già stato formato, la cavità era già stata riempita, e cancella tutte le strutture primarie. Vediamo che qui non c'è più laminazione. Però in alcuni campioni si può vedere qualche traccia delle strutture precedenti. In questo caso vediamo la laminazione primaria in questo lato, e vediamo che è stata cancellata dal pattern orbato da cerchi. In questo caso vediamo che questi cerchi stanno sopra a un crack da dissecamento. Quindi è un fenomeno tardivo rispetto alla formazione e al riempimento della cavità. Un'altra struttura tipica di questi diaspori è la presenza di fratture più o meno verticali. Queste fratture sono state interpretate come fratture da carico, infatti si trovano in genere in depositi come il Willow Creek, che come abbiamo visto presenta masse di grandi dimensioni, quindi abbiamo convoluzioni quando il diasporo è ancora plastico, mentre abbiamo fratture quando il diasporo ha cominciato a consolidarsi, a irrigidirsi e non può più deformarsi in maniera plastica, quindi si frammenta per il peso da carico. In genere queste fratture iniziano da un crack di dissecamento, poi questo crack viene utilizzato, sfruttato per far sì che questa frattura migri fino alle pareti della cavità. Qui le pareti della cavità sono chiaramente così, e vediamo che le fratture cominciano più o meno verticale e tendono ai lati di questa cavità. In questa morrisonite, che è un diaspro fessurale, le fratture sono più o meno parallele e più o meno verticali. Vediamo anche qui il diaspro imperiale del Messico, abbiamo queste fratture che sono più o meno parallele fra loro, più o meno perpendicolari alla laminazione. Vediamo in questo caso anche queste cominciano dalla superficie libera, da crack, da dissecamento, incrociano i cerchi, quindi è una struttura tardiva rispetto ai diaspori, quando già i diaspori erano abbastanza rigidi per subire fratturazione fragile. Ecco,
E questo è un campione di Willow Creek dove, curiosamente, le fratture, che anche qui sono parallele e verticali, sono larghe. Cioè, che è successo qui? Ci deve essere un processo per cui si aprono queste fratture e diventano beanti, cioè si crea dello spazio. Siccome siamo dentro un nodulo che non può cambiare volume, da dove viene questo spazio? Beh, queste fratture hanno il colore del materiale più esterno. Vediamo che è questo verdolino chiaro, che è il colore che sta attorno ai bordi del nodulo. Quindi non sono marroni o rosa, che è la parte interna, ma hanno questo colore, diciamo, rappresentativo di un fenomeno tardivo. Però lo spazio, l'unica spiegazione che ho trovato è dissoluzione. Cioè la frattura si forma, come nel caso precedente, ma qualche processo mi dissolve il diaspro e poi viene nuovamente riempito da nuovo diaspro. Addirittura in alcune fessure il riempimento, queste fessure diventano così grandi che il riempimento, che è nuovamente tenero, diciamo, può avere a sua volta un secondo pattern di cerchi, sia in questa fessura grande sia in questo crack, così da dissecazione. Bene, un'altra struttura abbastanza curiosa è quella delle stalattiti. Questa è una struttura un po' criptica perché in genere le stalattiti non si mantengono durante l'estrazione del nodulo. Le vere stalattiti, che dovrebbero stare fuori dal diaspro, si rompono e quindi vediamo solo delle tracce, delle stalattiti fossili che fanno delle digitazioni all'interno del nodulo, interrompendo la laminazione orizzontale. Quindi questo è il mezzo nodulo, questa è la superficie libera e da sopra provengono queste stalattiti che si infilzano dentro il nodulo. Vediamo che sono sempre strutture verticali, sempre incrociano le lamine e ne spezzano la continuità. Anche in questo caso vediamo il riempimento del nodulo, qui con i suoi cerchi, nella parte alta ci sono queste stalattiti che si infilano nel nodulo. Anche in questo caso la laminazione è molto complessa, verso il basso, che dipende dalla forma della geometria della cavità, e tutte queste stalattiti pendono dal soffitto, cioè dal tetto della cavità, e in alcuni casi, come in questa fettina, addirittura interrompono la deposizione delle lamine, quindi sono contemporanee alla formazione del diaspro. Queste lamine sbattono contro la stalattite e verso destra non sono più presenti. Ecco, sono due rari campioni in cui le stalattiti sono state conservate. Vediamo che vengono dall'alto, spesso la cavità rimanente ad avere delle cristallizzazioni di quarzo o di calcedonio in questo caso, quindi se questa parte fragile si rompesse noi vedremmo un mezzo nodulo con le sue interruzioni delle stalattiti, ma le stalattiti cominciano dal tetto della cavità e vanno verso il basso e come in questo caso possiamo vedere la formazione della stalattite è concomitante alla formazione delle lamine e quindi diciamo questa ha l'età di questo livello o addirittura di questi bassi. Vediamo, il colore è quello rosa, si infila nella parte marrone, probabilmente se avessimo un taglio esatto potremmo forse arrivare addirittura in basso. Comunque si vede che le stalattiti sono parecchie, sono tutte parallele, quindi sono chiaramente gravitative, e dentro sono fatte in questo caso di diaspro, in questo caso all'aria di un materiale un po' muschiato, direi più un calcedonio muschiato, un'agata muschiata, però comunque lo sgocciolamento di questi stalattiti dà diaspro, perché poi nella parte bassa vediamo che è diaspro a tutti gli effetti. Quindi con questi due campioni entriamo chiaramente nel mondo dei diaspri agate, che è un mondo di cui parleremo in un capitolo a parte, un gruppo di agate un po' complicato, e comunque vediamo che siamo al limite della deposizione del diaspro, che in genere è piano parallela per scivolamento e quindi deposizione da soluzioni, però in certe situazioni può cominciare a, diciamo, appiccicare del diaspro sulle pareti superiori e poi a sgocciolarlo verso il basso.
Quindi possiamo ricostruire uno schema per la genesi di un diaspero chimico. Abbiamo la cavità che si riempie di soluzioni colloidali, lascia le lamine sul fondo, spesso con una forma a mezzaluna. Questa cavità, se si svuota, si secca, crea dei crack da dissecamento, che poi vengono ririempiti dalle laminazioni successive finché riempiamo il nodulo per completo. All'interno avremo fenomeni sedimentari, slump, crack, eccetera, e poi nelle fasi finali avremo la formazione dei cerchi, le fiamme da deformazione plastica, eccetera. Quindi le caratteristiche di un diaspro chimico per riconoscere sono le prove che sono il riempimento di una cavità, quindi la forma generale, la forma a mezzo nodulo, la forma a vena. Il pattern a cerchi è tipico di questo gruppo di diaspori, sono in genere materiali di grande purezza perché si formano direttamente, hanno una laminazione piana che abbiamo visto che studiando il tipo di laminazione possiamo capire se siamo in un diaspro abissale o in un diaspro chimico, e in genere i colori sono molto brillanti e spesso, frequentemente, nei depositi abbiamo associati noduli. Quindi, diciamo, questo è un riassunto la formazione di un diaspro chimico.